Jingle! Un saluto illogico a tutto il giardino e bentornati! O benvenuti se è la prima volta che ci vedete! Oggi abbiamo deciso di sperimentare una nuova ricetta culinaria, possiamo definirla così, sì, che non è molto culinaria, però diciamo che rientra... Diciamo che ci siamo dati alla mixologia di una cosa che noi adoriamo in tutte le versioni, tutte le salse. Quindi abbiamo deciso di rovinarla così. Apprezzate lo sforzo, metteteci un bel mi piace per lo sforzo del prendere calore da queste luci, esatto, durante un'estate caldissima. Ma noi siamo qua per presentarvi tre diverse ricette di bubble tea al mango. Perché abbiamo scelto il mango? Perché ci piace. Trovate tutti gli ingredienti utilizzati qui sotto nell'info box in una lista, e i popping boba, ovvero i re di queste tre ricette, le palline del bubble tea, sono state acquistate su Amazon e quindi vi mettiamo direttamente il link. Sono strabuone. Abbiamo cercato di realizzare tre ricette semplicissime, velocissime, specialmente la prima si può fare in continuazione a casa per bersi una buona bevanda fresca in quest'estate torrida. Cos'altro dire? Vi lasciamo direttamente a questi epici fail. Sì, credo che sia la parola giusta, ma io intendevo alle preparazioni di questi tre bevandini estivi. Per prima cosa dobbiamo tagliare il nostro mango. Tu sei capace a tagliare il mango? No. Io neanche. Non so neanche se è maturo. Ma questo sarà il momento in cui, mentre noi tagliamo il mango, loro da casa, chi è capace, è lì che dice: no, ma non si fa così. Ma lo fai tu sempre. Esatto. Per cui... abbiate pazienza, ma almeno vi movimentiamo un po' la giornata. Mango perfettamente maturo al punto giusto, scelto ieri al supermercato a caso. Beh, io parto con la mia tecnica, ognuno taglierà il suo mango. Se mi taglio un dito facciamo un sacco di views. Se taglia un dito a me, l'ammazzo. Epic fail. Ah pure! Ah beh. Non abbiate paura, tanto non deve essere bello perché verrà pizzato. Guarda, io li sento, senti che dicono: che cazzo stanno facendo? Stanno scannando quei manghi. Vorrei far notare che è più quello che finisce in bocca dell'aria che sul tavolo. È parte integrante della ricetta, è continuare ad assaggiare ogni pezzetto. No, sto aspettando che tu tagli tutto. Questa parte da mangiare, beh, mi sembra un po' dura. No, quello è nocciolo, Ilaria. Sì. No. Beh, vedo che è una cosa comune oggi. Ah, non abbiamo detto che io ho seguito la ricetta questa volta. Vediamo cosa esce fuori. Ed ecco perché sono così titubante e preoccupata. Adesso dobbiamo tagliare a pezzi il mango e poi infilarlo nel congelatore. Vediamo tra quante ore ha finito di tagliarlo. Ma visto che tu c'è un... a pezzi un po' grossi a caso. Ok, grazie. In maniera seria e professionale però, come sempre. Hashtag serie professionale e condividiamo il video. Bagnato, possiamo andare. Questo è bello. Bellissimo. La prima ricetta è quella che io sto attuando da quando abbiamo comprato queste palline. Sono già quasi finite. Queste sono le restanti, no, più o meno. Vero. Lo sto facendo facilissimo tutte le sere. Ricetta number one. Ghiaccio tritato, che ovviamente si è appiccicato. Che ha tritato lei in modo serio e professionale. Con una pesta carne. Avete presente in miniera i minatori che li vedi col piccone? Ecco, Ilaria è uguale con il ghiaccio. Adesso come minimo rompe il bicchiere, ma arriva la ciotola del ghiaccio in testa. Poi mettiamo... del tè verde. Un terzo di tè verde, semplicemente preparato con il tè verde e l'acqua bollente. Poi prendiamo le popping boba di Amazon. Io ne ho comprato solo quante che... 3,2 kg.
3,2 kg, esatto. Beh, costava poco, 28 euro, 3,2 kg secondo me era conveniente. Partecipate all'acquisto di Popping Boba convenienti. Splosh. Queste sono buonissime perché non sono quelle alla tapioca. Queste hanno dentro una gelatina di frutta. Esatto, noi le abbiamo scelte al mango, ma esistono fragola, mirtillo, ne esistono un sacco di gusti. E poi mettiamo anche dello sciroppo di mango. Voilà. Ora mescoliamo il tutto con, in maniera seria e professionale, con una cannuccia. Prego capo, assaggia. Sei sicura? Sì. Non c'è dell'arsenico. Guardate le palline che salgono lungo la cannuccia d'oro. Sembra un criceto. È molto buono. Fammi assaggiare. Aspetta, se mi è uscito come al solito, come minimo oggi fa schifo. No, secondo me è più buono al solito. È buono. È molto buono. Questo è l'easy bubble tea al mango che si fa tutte le sere tranquillamente in 2 minuti. Ora ci addentriamo in territorio inesplorato con la seconda versione di bubble tea. Abbiamo guardato parecchie ricette e abbiamo scelto un mix di tutto ciò che ci ispirava. In sostanza, vediamo di creare il bubble tea perfetto di Logical Garden. E abbiamo questo aggeggino pilotato dalla Jessica che funge fondamentalmente da tritatutto. Dove metteremo il mango che è congelato e un pezzettino di ghiaccio giusto per addensare, se così si può dire, un po' più la questione. Il tipico ghiaccio caldo. Il famoso ghiaccio addensante. Esatto. Cos'è la colla di pesce? C'è il ghiaccio. Voilà, e usiamo la metà del mango perché poi ci servirà anche dopo. E ci mettiamo un paio di cubetti di ghiaccio. Fa così caldo che esce da solo dal contenitore. Che non va, non è dentro giusto. Ovviamente abbiamo dovuto attenerci al piano B perché quell'aggeggio, pagato ben tipo 5 euro al mercato, non funzionava, perché il mango ovviamente è duro, il ghiaccio ancora di più, quindi ci usiamo la corrente elettrica. Dobbiamo fare quello che in gergo si chiama slush, mango slush. Pronti al lancio, tra 3, 2, basta. Oh, perfetto, sì, ha proprio l'aspetto del mango slush, più o meno, cioè insomma, come sapete, il nostro è tutto un più o meno. Tipo una sorta di pappettina, molto ghiacciosa. Quindi, composizione del secondo tipo di bubble tea, completamente a casaccio. Sì, il rumore è proprio della granita, Ghiaccio. Vedremo lo stesso cucchiaio. Ah certo, è Logical Garden, meno roba si lava, meglio è. Ci andiamo ad aggiungere il nostro tè. E andiamo sempre a un terzo. E poi l'elemento fondamentale del bubble tea, perché che bubble tea sarebbe senza le bubbles? Bubbles. E anche qua crepi l'avarizia. Tanto ne abbiamo solo 3,2 kg. In realtà a questo punto siamo tipo a 1,5 kg. Questa qua ha cercato di farla fuga. No, non voglio essere mangiata! E una cosa di sciroppetto. Esatto. Ne metterei un pochino meno perché abbiamo già dentro il mango, che secondo me è già addolcisce. Ok, ne mettiamo uno solo. Perfetto, e abbiamo composto il nostro bicchiere. Mettiamo una mescolatina. La cosa che vorrei far notare prima di mescolare è la sfumatura bellissima che ha preso. Ma prima con un cucchiaio serio e professionale. Certo. La cosa che ci tengo a precisare, non sarà mai uguale ai bubble tea dei negozi, perché loro utilizzano la polverina al gusto di frutta. Quindi noi utilizziamo la frutta, perché la frutta fa bene, è sana, è buona. Io la mangio sempre. E l'Ilaria ne mangia tanta. Vai, sto giro, assaggia prima te. Sono molto curiosa. Al minimo fa schifo, però. Tu non darlo a vedere, sarà buonissimo. No, è buono veramente. Si sente molto di più il mango. Ovviamente, perché c'è dentro proprio il mango fresco. Mango proprio che sa di frutta. Sa molto è molto buono. Poi dovete sapere una cosa, che esistono anche in versione calda i bubble tea, giusto? Sì. Ma io li ho. Quindi più freddi sono e più sono buoni. E quindi questo col ghiaccio secondo me è buonissimo. Confermo. È molto buono. Terza versione, che è leggermente inventata in realtà. Quindi
è seria, personalizzata è il termine che cercavamo. Aggiungeremo delle fragole. L'accoppiata fragole e mango l'ho già sentita più di una volta, quindi noi ci facciamo un bubble tea. Innanzitutto si toglie il fogliolino alla fragola, perché sapete com'è, potrebbe non essere tanto buono. Prego, non ti è mai capitato di avere una fogliolina in bocca e dover fare... Prendiamo la nostra parte di mango, gli mettiamo dentro le fragole. Sì, non esagererei però. Due cubettini di ghiaccetto e un goccino di latte. Però non esagererei, anche perché la Jessica è un po' intollerante. Ma era carino, un po' carino per dire altro. Non ho detto altro. Vediamo se diventa cremoso. Prendiamo l'attrezzo del demonio. Prego. Cioè, voglio tipo mangiare. Sì, ai piedi. Ho notato. Ringraziamo la Bosch che ha creato questo mini pimer con le gommine sotto, così io non rovescio mai la Guardate roba. Guardate che colore meraviglioso. È stupendo, è un rosino. Adesso come minimo è per terra. Va anche di moda, il color tropicano. Ah. Ok, componiamo il nostro terzo bubble tea, il bubble tea personalizzato, abbiamo detto, non inventato. Sarà il bubble tea, il Logical Garden 2.0. Deve essere buono per forza. Voi vi chiederete perché non lo rovescio direttamente, perché potrebbe finire sul soffitto della cucina. Ok, sempre un pochino di ghiaccio. Il tè. Il nostro tè verde. Nelle stesse dosi di prima. L'aspetto è terribile, io ve lo dico. Non so se si nota, ma è veramente brutto. Palline. Ok, e poi metterei un goccio di sciroppo. Ne metterei un pochino meno io, perché secondo me è già dolce con le fragole. E voilà. Adesso. In sostanza le dosi in modo che siano nel bicchiere. Esatto. Questo è. Mescola. Potremmo assaggiare insieme. Sarebbe molto diverso. Non ci arriviamo! Sembra morire vagabondo, ma io non ci arrivo. Ma vieni un pochino. Ah, ok. Allora, il gusto è buono. Però si sentono i semini della fragola che danno un fastidio. Non trovi? No, il gusto sì, ma secondo me non è neanche i semini della fragola. Non so cos'è, non capisco. Però è buono come gusto. Poi se si riesce a pescare anche le palline che scoppiettano, secondo me è buono. Quindi direi che comunque è approvato. Se volete provarlo, è più buono, nel senso che rimane un pochino più cremoso con quel goccio di latte. Secondo me è l'unica cosa va tritato di più. Il tutto. Abbiamo realizzato le nostre tre ricette, versioni di bubble tea al mango. E riproviamo. La classica, tè verde, popping boba e sciroppo al mango. La seconda versione con tè verde, popping boba, mango spappolato. Lo chiamano mango slavo, non so tradurre, granita credo che sia, ma fa niente. Mango spappolato col ghiaccio e un pochino di sciroppo di mango sempre. E poi la terza versione, quella original illogical, con l'aggiunta delle fragole e del latte. Ora, se io devo votare, la mia versione preferita è quella che si compra. Se devo dirla tutta. Col fatto che non c'è la frutta in pezzi, ovviamente è più gustoso, ma con le polverine rimane più, come dire, diciamo, filtrato, che più pulito. Senti solo il gusto. Tè che sa tanto di mango, ma... Delle tre, la mia versione preferita è questa qui, con il mango vero in polpa e le palline e il ghiaccio. Questo qua è molto buono e molto veloce, quindi ha assolutamente i suoi lati positivi. Devo ammettere che quello con le fragole va risolto prima di brevettare la nostra ricetta, perché ha i semini. Invece secondo me, a parte i semini, è molto buono, no, buono come di gusto. Gusto, però i semini che mi infastidiscono. Comunque per me è il più buono, è sempre quello classico. Ah, per te rimane il tè verde. No, invece a me piace questo, quindi questo me lo bevo io. Io tengo questo e questo lo e quello originale lo regaliamo al primo che passa. Esatto. Noi vi ringraziamo per aver seguito il video. Vi ringraziamo anche per l'affetto che arriva sul canale. Siamo ancora all'inizio, ma già qualcosa gira e ci fa molto piacere. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace. Se ancora non l'avete fatto, ma sicuramente l'avrete già fatto, iscrivetevi al canale. E soprattutto dateci una condivisione. Potete condividere il video su qualsiasi social con l'hashtag serio professionale, oppure con il nostro preferito che è Follow the Garden. Un saluto dal giardino e ci vediamo al prossimo video. Noi ci contiamo, eh? Ciao! Ciao. Qua vedi più che altro noi due il davanti. Io stavo già partendo. Ah, ci sta, vai. Pressa.
pressa, pressa, para, para. Allora, nell'ultimo che ho montato l'hai detto tu a ogni mia frase, ho tolto 42 esatto. Perché io volta... dico esatto, perché non posso dire giusto, giusto. Io dico esatto, ah, okay. Puoi dire giusto, mi hai rubato pure la battuta e l'hai detto 40 volte. Ho fatto già troppo prima, ero lì così, cioè perché non mi vieni dietro, perché dovevo ancora dire? Bene, ora ci in... come si dice? Incamminiamo. No. Sì, ci incamminiamo, andiamo a fare una gita in montagna. No, okay. Contiamo. Ma ti aspettami un secondo. Io ero pronta, quando ho finito di dire ho alzato il mio braccio ed è ci contiamo. Comunque scema qua così. Qui così, ciao, ciao. Adesso faccio tipo la regina. Mi porta via le palline, il maestro tra un po' mi porta via anche il tavolo. Loro sono il giardino. Noi cosa siamo, le piante? Ok. Noi siamo i giardinieri. No, non siamo la posta.